giornata di festa alla cantina dei vini tipici dell'Aretino. Il sole vi ha baciato e voi ricambiate con questa bellissima festa del vino e con le macchine d'epoca. Sì, finalmente dopo 3 anni siamo ripartiti e siamo entusiasti per la stagione, ma soprattutto noi consideriamo la festa del vino la festa dei soci. 400 soci della cantina, 800 ettari. Questa è la loro festa perché diamo la possibilità non solo di mantenere il territorio, ma di avere un reddito dall'agricoltura. Oltretutto vengono prodotte sempre più qualità molto alte del vino, voi fate anche produzione biologica e oltretutto avete unito la festa delle auto storiche con la vostra festa. Sì, è l'undicesima manifestazione che fa la CNA con le auto d'epoca. Noi siamo stati sempre presenti perché raccolgono fondi per calcite o per altre manifestazioni e in quel momento noi presentiamo anche i nostri vini come biologico o vermentino, che è antisuperiore, che sono le ultime nostre vini prodotti. Che cosa chiedono i soci? Sono soddisfatti di come sta andando comunque il lavoro? A volte il tempo è clemente, a volte no. Sì, devo dire la verità, i soci vogliono sempre i soci, ma questo gli agricoltori sono così, vogliono sempre di più. Però è anche vero che abbiamo il tempo. Pensate che ha già fatto la grandine 2 volte ora in questo periodo, con quelle piogge è arrivata anche la grandine, che è un altro elemento che va a turbare il pensiero dei nostri agricoltori. Loro vogliono un reddito sempre maggiore, purtroppo il mondo, non solo la pandemia, la guerra, poi ci ha un po' frenato con l'esportazione al di fuori dell'Italia. Come vi sentite per la prossima vendemmia? Che aria tira? Ma dicevo appunto che speriamo che arrivi il sole, ecco, l'augurio che vogliamo noi è che arrivi il sole, perché con il sole riusciamo sicuramente a fare dei prodotti di eccellenza, perché è il sole che fa i prodotti di eccellenza. I nostri soci sono seguiti da un agronomo che dà indicazioni per come tenere le viti, fare tipi di prodotti, perché anche quello è importantissimo, utilizzare misura come biologico o anche le culture ordinarie che sono il rame zolfo. Ecco, noi utilizziamo sempre il rame zolfo perché è la cosa migliore per un'agricoltura che dà soddisfazione al territorio, all'azienda. Il piazzale qui della cantina si sta riempiendo, segno che questa festa è gradita, un ritorno alle origini anche. Sì, sicuramente per noi è una grande soddisfazione vedere tante persone, è una festa, è un orgoglio per noi dare la possibilità a tanti cittadini di Arezzo di degustare i nostri prodotti, di sentire i nostri prodotti, perché questo è il momento, assaggiare i nostri prodotti della cantina, soprattutto le nuove etichette come biologico, come si diceva, vermentino o Chianti superiore. Pensando all'economia circolare e anche del territorio a chilometro zero, forse è davvero un buon esempio il vostro, perché fate circolare l'economia del territorio. Sicuramente, penso che 400 soci, 800 ettari, sono tutti dei comuni limitrofi ad Arezzo, Civitella, Monte San Savino, Pergine, e raccogliamo le uve da questi produttori e loro hanno il compito di salvaguardare il territorio. Oltre ad avere un reddito, però hanno quel compito specifico di essere i custodi del territorio.